i 7 gradi dell'inferno. Maria Santissima a Santa Veronica. Figlia, sappi che ora nel mondo è venuto un vivere tale che pochi si salveranno. Tutti offendono Dio. Tutti sono contrari alla legge di Dio. Ma quello che più dispiace a Dio è il peccato, specie quello commesso nelle religioni e dai sacerdoti che ogni mattina consacrano indegnissimamente. Oh quanti vanno giù nell'inferno. Figlia, il Dio vuole che tu patisca e preghi per tutti costoro. Maria, Santa Maria dice, figlia, voglio che tu descriva i 7 luoghi più penosi che stanno nell'inferno e per chi sono. Il primo è il luogo ove sta incatenato Lucifero e con esso vi è Giuda che gli fa da sedia. E vi sono tutti quelli che sono stati seguaci di Giuda, in diverse forme di falsità e di tradimento. Il secondo è il luogo ove stanno tutti gli ecclesiastici e i prelati di Santa Chiesa, poiché, essendo stati elevati in dignità e onori, hanno pervertito maggiormente la fede, calpestando il sangue di Gesù Cristo, mio figlio, con tanti enormi peccati. Nel terzo luogo che tu vedesti, vi stanno tutte le anime dei religiosi e delle religiose. Nel quarto vi vanno tutti i confessori per aver ingannato le anime. Nel quinto vi stanno tutte le anime dei giudici e dei governatori della giustizia. Il sesto luogo invece è quello destinato a tutti i superiori e alle superiore della religione. Nel settimo infine vi stanno tutti quelli che hanno voluto vivere di propria volontà e che hanno commesso ogni sorta di peccati, specie i peccati carnali. Maria Santissima a Santa Veronica, in un rapimento fosti portata nell'inferno per subire nuove pene e nel tuo arrivo vedesti che precipitavano in esso tante e tante anime e ognuna aveva il suo luogo di tormento. Ti fu fatto conoscere che queste anime erano di varie nazioni, di tutte le sorti di stati, cioè di cristiani e di infedeli, di religiosi e di sacerdoti. Questi ultimi stanno più vicini a Lucifero e patiscono così tanto che mente umana non può comprenderlo. All'arrivo di queste anime, tutto l'inferno si mette in festa e in un istante partecipano di tutte le pene dei dannati, offendendo Dio.